Ciao, ciao a tutti, bentrovati. Allora, è settembre, quindi ricominciano anche i tutorial per gli attori, oltre che alla scuola. Andiamo di pari passo. Vi volevo ringraziare e salutare sia chi già mi conosce, se che quelli che mi stanno conoscendo. Chi ancora non mi conosce si può iscrivere al solito tastino, iscrivetevi, che è importante per me. Mi potete seguire anche sulla pagina Facebook del tutorial per attori di Marta Gervasutti e farmi tutte le vostre domande, così appunto ogni tutorial è dedicato ad una domanda. La domanda a cui risponderò in questo tutorial è legata al sottotesto. Oggi quindi parliamo del sottotesto. È una problematica, un barra, un esercizio che viene fuori spesso e volentieri, anche e soprattutto in fase di casting, quella del sottotesto, perché quando mi trovo a dirigere gli attori, appunto, sia per pubblicità che per cinema che per fiction, a un certo punto dobbiamo trovare il sottotesto delle battute. Che cos'è il sottotesto? Altro non è che una domanda, una risposta, una frase, un perché che non esiste nelle battute, ma che ognuno di voi deve trovare da solo per dare più enfasi, più emozione e più senso alla frase che sta per dire o all'azione che sta per compiere, perché è legato sia ad azioni che alla battuta. È molto più forte con la battuta perché semplicemente pensando il sottotesto, prima di dire la battuta, automaticamente vi viene trasportata un'emozione molto più forte rispetto a semplicemente dire a memoria una battuta, che questo non si fa mai. Quindi il lavoro da fare dopo aver curato la preparazione del personaggio, quindi tutto ciò che abbiamo già precedentemente detto, il look, il modo di parlare, il lavoro dei colori, già appunto per trovare le emozioni da trasportare su schermo, va fatto anche il lavoro del sottotesto. Allora, come sempre, ci sono gli appuntini da scaricare. Qua sotto trovate il link e li potete scaricare, dove c'è veramente, ci sono tre battute che ho messo come esempio per trovare il sottotesto. Tre battute semplicissime, da cui appunto non si evince nulla della storia, del messaggio che bisogna dare, però è per farvi capire quanto possa cambiare in base al sottotesto proprio il significato di qualsiasi battuta si possa dare. E trovate appunto quattro battute, due personaggi, uno Giovanni e l'altra Maria, che si stanno parlando. Giovanni dice: "Non mi puoi rispondere così." Maria risponde: "Ti rispondo come mi pare." Giovanni: "Allora hai ragione tu." Maria: "Ecco, bravo, vedo che hai capito." Allora, come ho scritto anche sotto, gli esempi di sottotesto sono tantissimi. Allora, prendiamo per esempio Giovanni. Giovanni gli dice: "Non mi puoi rispondere così." Allora, in base a ciò che faremo pensare ai personaggi, proprio cambia l'intento, no? Di ciò che vogliamo dire e l'emozione che trasportiamo su schermo. Quindi, per fare un esempio, Giovanni può pensare: "Ti sto odiando, questa è l'ultima volta che mi stai combinando questa cosa." Magari l'ha tradito, magari è successo qualcosa di negativo, quindi è spinto da veramente rabbia. Sono stufo di come mi tratti, non ne posso più, e dire quindi: "Non mi puoi rispondere così." Cioè, incazzato, spinto da questa rabbia. Tutt'altro se invece Giovanni sta pensando: "Ti amo, sei la mia vita, non ti posso perdere, mi stai deludendo, come farò senza di te?" E quindi il "non mi puoi rispondere così" è totalmente diverso, perché mentre prima c'era rabbia, adesso c'è una sorta di sottomissione. Quindi tutto dipende dalla carica che diamo alla battuta prima di dirla. Ovviamente trovare il sottotesto è un esercizio che si fa o da soli, quando non abbiamo chi ci dirige, oppure proprio insieme al regista, insieme al casting, che vi deve dare proprio il senso. E anche trovare appunto da dove viene il vostro personaggio e dove deve andare, che è l'altro esercizio di cui abbiamo già parlato. Quindi
Quindi questo è un piccolo esempio, poi c'è l'esempio anche su Maria, sulle altre battute. Per trovare il sottotesto, ovviamente dovete essere spinti dal senso della scena stessa. Quindi l'altro esercizio di cui abbiamo parlato è capire che cosa serve la scena all'interno proprio della sceneggiatura, che magari non potete leggere per intero, ma capite che se è una scena madre serve far capire che i due si amano, serve far capire che i due si odiano, serve far capire che il nostro protagonista è in realtà un codardo. Insomma, questo è il senso generale. Da lì poi si capisce come i diversi personaggi si devono muovere, parlare all'interno della scena. Il sottotesto, quindi, ad ogni battuta e ad ogni azione lo dovete creare. Segnatevi quindi, insieme al lavoro dei colori, fate proprio un'aperta parentesi e tutto ciò che secondo voi è collegato a quella battuta per poterla dire meglio. Possono essere domande, possono essere lo stesso pensiero che può arrivare in testa prima di dare quella battuta, perché non dimentichiamoci anche il tempo per dare la battuta, ma di questo parliamo un'altra volta. E allora, scaricate gli appunti, iscrivetevi, seguitemi su Facebook che sono sempre lì a rispondere alle vostre domande. Io vi ringrazio e alla prossima con il tutorial per attori. Ciao!